È un grandissimo orgoglio, è la prima volta che presentiamo come Ferrari al Presidente della Repubblica del nostro paese una macchina nuova, è la prima Ferrari, questa chiamandosi Roma, abbiamo fatto la presentazione alla nostra capitale e siamo molto orgogliosi e felici che il Presidente abbia accettato di vederla. Gli è piaciuta, gli è piaciuto il blu presidenziale della Ferrari, ma soprattutto il connubio che la Ferrari ha dell'eccellenza, tecnologia e bellezza. E non c'è migliore testimonial che la Ferrari per far vedere le tantissime cose positive che il nostro paese sa fare. Quale sarà il futuro dell'auto, Presidente? La Roma ne è un bel esempio del futuro dell'auto. Presidente, perché l'eccellenza italiana al Quirinale è un connubio fra il massimo, diciamo, della tecnologia e la nostra massima istituzione? È il connubio, è un connubio di cui siamo molto felici, che abbiamo potuto far vedere proprio non solo la Ferrari per tutto quello che sappiamo essere all'avanguardia della tecnologia, ma anche sapere coniugare la parte tecnologica con la parte di eleganza e la parte di estetica. Quali sono state le prime parole del Presidente? Ha rimarcato quanto era bella e voleva sapere quanto era veloce.